Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi mi sono svegliata prima del solito e il bello è che sono andata a dormire alle 2 per vedere quel cacchio di film, e ve lo dico così, quel cacchio di film. Non ho mai visto un trash, una poca cura, un non lo so, qualsiasi cosa che mi viene di negativo in mente, anche perché se cioè, non puoi chiamarlo La Sirenetta storpiando il mio cartone preferito e quello di tanti altri, quando non c'entra una mazza bucata, a parte i 2 secondi iniziali in cui spiega un po' la storia, cioè per il resto proprio zero di zero. Zero. Non partivo prevenuta perché ve l'ho detto, ho sentito delle cose un po' gnie, però diamogli questa occasione. L'unica cosa figa di quel film è il protagonista, è il ragazzo che poi ha fatto anche le cronache di Narnia, infatti è l'unico che sa recitare. No, no, ragazzi, no. A partire dagli effetti speciali, cioè, ma stiamo parlando della Sirenetta? Vuoi investire la maggior parte, comunque una grande parte dei soldi in una coda fatta bene e che non sembri finta? Niente, non ci arrivano. Non so adesso il budget, quanto gli abbiano dato per fare questo film, ma una schifezza, non si capisce niente. I personaggi recitano male, non c'è un filo. Questi si innamorano in 3, 2, 1. Che vabbè, non è uno spoiler perché si sa. Non c'è un minimo di realtà in quello che poi dovrebbe essere un mondo di fantasia. Quindi è già un tutto dire. Non ve lo consiglio, cioè, se volete guardarlo, guardatelo. Adesso noi andiamo a svegliare il cagnolino. Anche perché mi sveglio io, siete sveglia pure lei. Allora. Hai deciso? Quando fa così vuol dire solo che la devo lasciare stare. Accingiamoci verso il bagno. Quello che avevo detto ieri sul pigiama si è rivelato vero. Stamattina mi sono svegliata con un fuoco in corpo, raga. Poi stamattina, visto che presto e in palestra ci devo andare pomeriggio, non voglio mettermi subito a montaggio del vlogmas di ieri. Visto che ho un po' di mal di testa, mi metto un attimino giù sul divano e mi riprendo un attimo. Quindi mi guarderò magari un film su Sky. Adesso vediamo. Questa è la voglia di una ragazza di fare la colazione, cosa che io cerco sempre di evitare, di farlo con queste cose confezionate, ma oggi non ce la faccio proprio. E adesso mi scelgo un film. Allora, ho messo questo film che si chiama The Hunters, Cacciatori di Leggende. Ho letto Biancaneve, ho detto ma sì, ma vai. Poi sto mangiando questi biscotti della Galbusera al grano saraceno e cioccolato. Ragazzi, una droga, sono buonerrimi. Quindi adesso mi vedo questo film sperando che mi piaccia. Film finito, devo dire che nella media poteva essere sicuramente meglio. È un po' sulla scia tipo di Tomb Raider, per intenderci. Sono rimasta perplessa alla fine perché sembra come se ci dovesse essere un continuo. Il film è del 2013, quindi in teoria un continuo ci dovrebbe già essere stato in 5 anni, visto che non è né un film con effetti speciali particolari, né con animazioni grafiche di chissà quale livello. Ha voglia farne di seguiti, però non ce ne sono, quindi a quanto pare non è andato. Ultimamente sono un po' di film che guardo e non ne trovo uno che mi lasci estasiata, bocca aperta. Sono sempre o cose viste riviste o cose banali che non hanno una trama chissà quanto elaborata. Nel mentre si sono fatte quasi le 10:30, quindi direi che tra un po' vado ad editare il video. Casellina di oggi, andiamo ad aprire la numero 5. Anche oggi abbiamo un prodottino per le labbra. Questo è un Intense Butter Gloss, colorazione Sweet Nothing. Tanto lì c'è Gwenda che sta cercando di salire. Brava! Ci sei riuscita per il nostro appuntamento giornaliero del calendario. E in più adesso devo mettere a posto questi che sono i miei acquisti di Londra, che sì, ragazzi, non ho ancora messo a posto. In più ho cambiato il mio abbigliamento perché stavo morendo dopo la sauna proprio. Mi sto facendo una maschera di quelle peel off soltanto nella zona T e qua ai lati, che io ho un bel po' di punti neri. Purtroppo ci soffro un po' e quindi adesso dovrebbe spellicchiarsi perché, come vedete, è asciutta. Io di solito sul mento faccio così. E si stacca da sola, vedete? Ai ai ai, è sempre una tortura. Allora, sul mento non ha tolto nulla, se non uno per caso forse. Magari dovevo fare questa maschera tipo dopo la doccia, sai che i pori si sono un po' aperti. Vediamo qua. Poi il naso si fa sempre verso l'alto.
Lo zero più assoluto. No, sono contenta di questo acquisto. Che pizza, raga. Oh, non riesco a trovare un prodotto uno che mi aiuti con questi cacchio di punti neri. Cioè, l'unica cosa sarebbe fare pulizia del viso a go-go praticamente. Sono quasi le due, quindi io direi che ci andiamo a fare qualcosa per pranzo. Comunque il bello è che, allora, l'altro giorno mi faceva male il sedere, che comunque ancora mi fa male. Oggi le gambe. Meno male che devo fare addominali. Oddio, meno male. Puffa. Questo mi fa ricordare che io non sono una persona sportiva. Se io non avessi i problemi che ho di metabolismo, di fegato e bla bla bla, io non muoverei un dito uno. Nonostante mi piaccia la sensazione dopo la palestra, però ecco, se io avessi un fisico perfetto già di mio, potessi mangiare tutto, mi accontenterei anche di avere la cellulite, non mi interessa, ma non mi muoverei proprio dal divano. Cioè, queste persone sono troppo fortunate. E la cosa è che io ne conosco tantissime. Anche stamattina comunque è passata mia nonna e ha cucinato le verdura alla griglia, la pasta per mio padre, anche se io gli avevo detto che doveva iniziare a mangiare meno pasta e farsi tipo il pollo con il riso, ma si è salvato perché non c'è il pollo. Mia madre invece mangia al lavoro, qui c'è Gwenda che vuole sicuramente uscire fuori e io invece non ho idea di cosa mangiarmi, anche perché appunto vado avanti questi giorni con insalata, ma c'è da fare il tomino, quello che era pensato dell'altro giorno, vi ricordate, ne ho fatto uno e c'è questo, quindi lo faccio, se no magari poi diventa cattivo. Stavolta, come potete vedere, mi si è sciolto un po' meno dell'altro, è venuto un po' meglio. Siamo arrivati al gioco della babbuccia. Io metto un pezzetto di cracherino. Guarda, non se ne accorge mai. Quindi, bravissima! L'abbiamo anche ripreso. In questo momento state viaggiando in prospettiva su un pacchetto che ho in mano. È sempre di Emp. Ma io non lo faccio apposta, non è colpa mia se questi mettono sul sito le esclusive e io le devo prendere, no? Adesso lo apro subito, anche se logicamente già so qual è. E questa qui è Killer Frost. Eccola qui, vedete il bollino della Fall Convention. Ed eccolo qua. È super super carina. E ci sono anche questi altri. Io vado letteralmente fuori di testa per Captain Cold. Infatti anche in DC Legend of Tomorrow è il mio personaggio preferito. È iniziato Amici e io me lo guardo mentre finisco di editare il vlogmas, che se no un pochino tardi, visto che dovrebbe uscire tra due ore. Ragazzi, non so voi, ma una delle cose che mi manca sempre di più d'inverno sono loro, le mie scarpe. Scarpe da puffo, io le chiamo, perché sono identiche. Questi sono gli Ugg corti neri, pazzeschi, bellissimi. Sto correndo perché, allora, ho dovuto rimontare il vlogmas non una, ma due volte. Infatti stamattina pensavo di aver fatto, in realtà no. Sono le 4 e il vlogmas lo sto salvando in questo momento, quindi oggi sarò un po' in ritardo. E seguendo i vostri consigli sto cercando di fare dei vlog più corti, perché appunto capisco che non tutti hanno il tempo per guardare un video di 20-30 minuti, e ce ne sono tanti che dovete guardare perché non c'è solo il mio video che volete vedere, ma magari anche altri. Da oggi mi impegnerò a farli più corti. Sto sbrigando perché devo andare in palestra, che alle 4:30 ho la lezione di abdominal, che già il nome mi mette i brividi, raga. Se dopo tornerò e sarò piegata così, saprete il perché. Perché sono 30 minuti lezioni solo addominali. L'unica cosa è che devo aspettare che mi si salvi il video, mi si esporti dal programma, così lo carico e via. Tanto qui c'è Gwendy che si sta grattando quanto mi piace quando fa così. E poi c'hai i capelli tutti disordinati. Che sei fashion, mamma. Sono appena tornata da palestra oggi. Non ho fatto nessuna ripresa appunto in palestra, perché era ancora più pieno di gente dell'altro giorno, se vi ricordate. Ma sono molto happy perché, vabbè, a parte che sono lucida, ho messo anche la cremina. Oggi ho superato il mio record per la prima volta. So che per alcuni non potrà sembrare tanto, ma sono stata ben 1 ora e 20 in palestra a fare cose. Cioè, certo che sono stata altre volte 1 ora e mezza in palestra, 1 ora e 20, ma mai a fare proprio cose dall'inizio alla fine. Quindi sono molto proud. Sto facendo questa ripresa fuori casa perché se no mi dite che lo faccio sempre dentro casa. Così è una giustificazione, sto fuori, no? Quindi entro in casa. Stasera avevo troppa voglia di sushi, non so che fare, forse lo prendo. Ragazzi, mi sono scordata di riprendervi le mie prestazioni col martellazzo. Guardate che cosa abbiamo messo, i quadretti che ho comprato tipo un mese fa probabilmente. Però ci stanno. Voi mi chiedete sempre dove ho preso questi e me li aveva fatti Cheers, sia le stampe sia la cornice, quindi non potete trovarli. Mentre questi invece sono di Leroy Merlin e ce ne sono con diverse parole. Io ho preso Dream e
travel. E poi ho messo un altro lì, come se le mie pareti fossero libere da ogni male. Giorgio, che fa? È un inchino. Grazie, non dovevi. Eccolo qua, questo invece è trasparente con la catenina sotto il mio baton di YouTube. Oh, hi. Ah, da lontano fai prospettive, sei mi più piccola, questo è il segreto. Questo invece è l'angolo di Giorgia. Dai, non riprendere. Non ho detto vedere. E questo. Questo è il suo, questo è un cervo perché qui c'è un pecora. Dai, non fare, se poi io voglio fare un video. Stai dicendo questo? Può essere. No, no, no. Comunque non so se vi state accorgendo di una cosa strana che sto facendo questi giorni. Casualmente da quando ho iniziato i vlogmas non ho più tempo da non riuscire addirittura a fare la merenda. Poi vabbè, sarà che vado in palestra all'ora, proprio tipo 4, 4 e mezza, quindi esco per le 6. E mi sta mancando questo pasto che è fondamentale, perché la prima regola di una dieta sana e equilibrata sono i 5 pasti. Già non ho mai fatto il secondo pasto importante, che è lo spuntino di metà mattinata, perché io già riesco a mangiare poco. Cioè, per fare anche quello dovrei svegliarmi alle 7, fare lo spuntino alle 10 e poi mangiare. Mi manca fare merendina, infatti arrivo sempre a quest'ora che, ragazzi, ho una voragine e sono le 8 meno 10. Infatti adesso mi metto il mio pigiamino e poi corro giù a vedere cosa mangiarmi stasera. Pigiamino messo, ma i pantaloni ce li ho, quelli di Edwige, anche perché stasera c'è l'ultimo film di Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 sulla 6. Oggi un déjà vu della cena di ieri, ho fatto la stessa cosa. E loro hanno queste uova ripiene col tonno, la maionese e il tuorlo. Ragazzi, ho beccato giusto adesso, ho cambiato. No, c'è la prima e la seconda, babbana che non sei altro. Io e Gwendy siamo pronte per la visione del film sulla nostra copertina a tema di serpe verde. L'ho bloccato così posso guardarlo in simpatia. Addirittura oggi guarderò questo film con mia madre. Io sarà la 30ª volta che lo guardo, ancora sto cercando di capire certe cose e lei non capirà una mazza bucata. Film finito, ogni volta è impressionante, come se fosse la prima che lo guardo, e mi emozionano sempre gli stessi pezzi, non c'è niente da fare. Quindi direi che dopo questa dichiarazione d'amore incondizionata, dopo tutto questo tempo sempre, direi che possiamo andare a dormire. Detto ciò, noi ci vediamo al vlogmas di domani. Vi mando un grosso bacione, grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.